Buongiorno a tutti, siamo al terzo capitolo delle soluzioni Make di Autodesk. Oggi parleremo di Power Mill. Io sono Emanuele Tuninetti, sono responsabile della parte manifatturiera di NKE. A seguire il nostro esperto Daniele Vigolo vi darà tutte le informazioni e valuterà insieme a voi le potenzialità di Power Mill. Vi do quattro indicazioni, come ho fatto l'altra volta, molto velocemente, su chi siamo, su quello che facciamo nel mondo Autodesk, anche un po' per spiegare a chi sta partecipando per la prima volta a questo webinar sul CAM di casa Autodesk, perché stiamo facendo queste webcast e perché oggi NKE sta facendo questa spinta sui prodotti Make di Autodesk. Make, prodotti Autodesk, a progettare, a produrre le idee dei nostri clienti utilizzando appunto queste tecnologie che consideriamo tecnologie effettivamente all'avanguardia. Cosa distingue NKE rispetto agli altri vendor, ma rispetto al mercato? Ormai siamo una società di circa 120 persone, abbiamo 14.000 clienti, abbiamo 17 sedi in Italia e 5 in Spagna, abbiamo circa 350 progetti PDM, quindi di organizzazione dei dati all'interno delle aziende nostre clienti. Abbiamo circa 150 anche progetti nell'ambito del Building Information Modeling, quindi della parte architettonica, che tra l'altro è molto importante anche per noi. In Italia cuba circa il 30% del nostro fatturato e abbiamo fatturato consolidato tra Italia più Spagna di circa 55 milioni di euro. Considerate che comunque per noi l'Italia vale 46 milioni di euro, quindi sicuramente il centro, il cuore dell'NKE è in Italia. Abbiamo messo al centro Autodesk come nostro partner di riferimento, abbiamo la certificazione più alta come Platinum Partner e siamo certificati per tutto. La line up dei prodotti, quindi i prodotti manifatturieri e i prodotti make che rientrano nell'ambito manifatturiero, i prodotti di building information modeling, i prodotti nell'ambito media entertainment, quindi tutta la parte filmati, rendering e tutta questa parte qua che per Autodesk è anche molto importante. Gold Partner HP per le workstation, come dicevamo, la nostra strategia è quella di dare una soluzione globale, quindi stiamo studiando, stiamo valutando la stazione di lavoro corretta, quindi la workstation corretta, sia portatile sia fissa, per dare al nostro cliente la massima performance per i prodotti Autodesk che noi andiamo a proporre. In più, per quanto riguarda HP, siamo anche rivenditori delle stampanti 3D Jet Fusion, una nuova tecnologia di stampa che permette di creare parti funzionali direttamente e quindi con le stesse caratteristiche, ad esempio, di modelli diciamo stampati con stampo a iniezione. Sempre per quanto riguarda le stampanti HP, abbiamo scelto un brand italiano, Robose. Robose è un marchio con sé, è un marchio molto importante. E ha una tecnologia per la stampa 3D che è l'FDM, che è la fusione del famoso filo che poi avete visto in molte tecnologie che sono presenti sul mercato, ma Robose l'abbiamo scelta perché è una delle poche piattaforme che riesce a creare e a fondere materiali con grandi performance sia dal punto di vista meccanico, sia dal punto di vista della resistenza al calore e resistenza agli acidi e quindi può lavorare in ambienti particolarmente diciamo difficili. L'altra sessione mi ha fatto i complimenti per aver messo il ragno di Delcam perché
è la motivazione per cui oggi noi siamo qua, perché vogliamo essere un trade union tra quello che era Delcam, quello che è Autodesk e quello che NA, quindi la vendita attraverso il mercato indiretto. Qui c'è un po' la storia di quello che è successo alle soluzioni Delcam nel corso del tempo, quindi partiamo da un 1960, quindi un qualcosa veramente che si perde ormai 60 anni fa, effettivamente, quindi il primo startup è del 1960, fino ad arrivare alle date più vicine a noi, le date più importanti, quindi la presenza in Italia dal 91 di Delcam, il 2016 con l'acquisizione e l'incorporazione di tutta la tecnologia in Autodesk, e da giugno 2019, anche se la nostra collaborazione è sicuramente una collaborazione che è iniziata qualche anno prima, il fatto che abbiamo avuto la certificazione, l'opportunità di essere certificati come rivenditori, unici rivenditori a livello sud-europeo nel 2019, come rivenditori Autodesk e Delcam. Quindi chiaramente noi per fare questo abbiamo costruito la nostra struttura commerciale, la nostra struttura tecnica, abbiamo acquisito anche proprio per tranquillizzare una serie di persone che arrivavano da Autodesk e da Delcam, perché? Perché questo è stato un progetto condiviso con Autodesk. Le persone che in realtà sono rimaste in Autodesk collaborano costantemente con noi, ci aiutano a gestire al meglio la transizione e ci sono ancora, perché comunque il gruppo di lavoro che farà attività verso il mercato sarà NKE insieme a Autodesk. Per fare cosa? Chiaramente noi abbiamo messo in piedi una serie di servizi dedicati al CAM, ne facciamo altri, ma in realtà volevo essere focalizzato su questi, quindi assistenza telefonica, assistenza remota, configurazione degli ambienti di lavoro, attività di training standard online. Ormai chiaramente, vedendo la situazione, sempre di più stiamo facendo training online, training on the job, quindi vicino alla macchina, aiutando a migliorare il tempo ciclo con il cliente, quindi andando proprio a ragionare, facendo un'attività sul campo. Reverse engineering, andiamo a supportare per la qualità e l'ispezione, quindi andando sia a introdurre sistemi di ispezione all'interno delle soluzioni Power Mill, Feature Cam, Inventor Cam piuttosto che Fusion, ma anche Power Inspect per l'ispezione in generale. Facciamo analisi di performance con l'hardware, con le lavorazioni che il cliente deve fare. Possiamo aiutarvi a fare la connettività verso la macchina utente. Altra cosa fondamentale, siamo in grado di creare i post processor ad hoc, perché chiaramente oltre ad avere un prodotto estremamente diciamo performante, dobbiamo essere in grado poi di metterlo in connessione con le vostre macchine, quindi post processo per la fresatura, tornitura, elettroerosione, multitasking, fontine mobile e chiaramente, come dicevamo anche prima, sistemi di misura. Questi sono i nostri riferimenti. Io sulla parte, diciamo, di presentazione della società ho finito. Fondo Make. La cosa che comunque noi Emanuele, rispetto ci segnalano che non si sente più. porco. Vediamo un po'. Ok, ora sì. Bene.
che adesso funziona. Chi ha partecipato agli altri eventi lo riascolterà e che noi vogliamo dire dal mondo della progettazione dove noi siamo stati padroni, tra virgolette, delle tecnologie Inventor, AutoCAD Mechanical e non solo per quanto riguarda Autodesk, a mettervi nella condizione di creare una convergenza tra la progettazione e la parte produttiva. Schiacciante e i prodotti che noi come società vogliamo fare. Di organizzare l'intero ciclo produttivo dall'idea alla macchina. Ok? Quindi quello che noi con voi aiutare nel scegliere, nello scegliere la migliore soluzione per. Ma vogliamo analizzare il processo. Perché? Perché noi come azienda vogliamo mettervi nella che il processo azienda, il processo del pensiero, di pensare, di progettare qualcosa al fatto di averlo prodotto realmente e consegnato a un cliente. Quindi questa roba qui è per noi fondamentale. E questo ci serve per fare le cose. Non basta neanche fare le cose meglio, perché è processo e questo percorso è sicuramente fondamentale farlo meglio, ma per fare questo noi siamo insieme a voi di scegliere i mattoni, le tecnologie migliori per metterle insieme al processo generale aziendale. Correttamente nelle vostre aziende. Noi siamo le persone che insieme a voi scelgono il prodotto, lo vanno ad adattare alle vostre esigenze. Qui vediamo una serie di prodotti dell'Advanced Manufacturing, quindi vediamo Molflow, vediamo Netfab, quindi Molflow analisi riempimento dello stampo, Netfab per la gestione della stampa 3D, chiaramente sia per quanto riguarda la stampa metallo che anche tutta la parte di rigenerazione dei modelli con le tecnologie di latticing, questo poi magari lo vedremo in altre puntate delle nostre presentazioni, abbiamo la parte di feature cam, quindi l'abbiamo visto l'altra volta, la velocità estrema nel raggiungere risultati nella meccanica generale. Oggi parleremo di Power Mill. Fresiamo in modo veloce, in modo preciso, in modo certo tutto quello che è superficie complessa, stampi plastica, stampi lamiera. HSM, quindi il CAM integrato di Autodesk, Power Inspect per l'ispezione e la parte lavorazione lamiera e quindi anche tutta la parte metrologica. All'interno di questa soluzione è le nostre macchine ad alta velocità con la gestione dei multiassi. Programmazione e simulazione di celle robotiche fino a 18 assi, programmazione e simulazione completa di processi di additivi e sottrattivi, quindi processi di asportazione e processi additivi. È un CAM dedicato, è un CAM standalone. Avete visto quando è nata Delcam? È
Powerm è stato uno dei primi prodotti a essere sviluppati da Delcam, quindi un CAM estremamente esperto, affidabile. Questi sono i tre pillar su cui fare di Power Mill. Buongiorno a tutti, intanto mi presento, io sono Vigolo Daniele. Ecco qua. Sì, credo di aver avuto qualche problemino di audio perché alcuni passaggi non si sentivano bene di quello che dicevi Emanuele, spero che tutti quanti non abbiano avuto mio problema. Comunque l'idea è stata abbastanza chiara. Io mi presento, sono il CAM Application Engineer di NKE, quindi la persona che segue il discorso Make all'interno di NKE, e quindi per capirsi tutto quello che sono il manufacturing all'interno di NKE, a partire dai software ex Delcam, ad arrivare quindi alle soluzioni CAM invece integrate, composte da Fusion e da HSM, Inventor CAM. Io, tanto per presentarmi, l'avevo già fatto l'altra volta, ma per chi non aveva seguito, volevo solo rendervi partecipi un po' delle mie esperienze, solo per far capire un po' alle persone chi vi sta parlando. La mia esperienza è nata comunque come operatore macchina in officina. Sono stato operatore su centri di lavoro a 3-5 assi e torni CNC. A quel tempo avevo cominciato programmando a bordo macchina. Dopodiché la mia esperienza è passata alla programmazione CAM. Con lo specifico sono partito con PowerMill. Sono stato operatore PowerMill per diversi anni, anche se sono stato molto contento di essere riuscito a occuparmi sia della programmazione CAM, ma anche della messa in macchina di ciò che programmavo. Quindi questo mi ha permesso di raccogliere un'esperienza, diciamo, un po' a 360 gradi, ovviamente specifica del settore in cui lavoravo. Io nello specifico facevo prototipi, non facevo, sì, seguivo quel discorso, e quindi però a livello di programmazione CAM e programmazione a bordo macchina è stata una bellissima esperienza, diciamo. Ho avuto la fortuna anche di essere programmatore utilizzatore di macchine un po' particolari, che sono i torni con fattina mobile, che sono una tipologia di macchine, torni da produzione, un po' particolare, diciamo una nicchia, dove però Autodesk è uno dei pochi fornitori di questo settore, che ha un prodotto specifico anche per questo. Fra l'altro è Part Maker, che è contenuto nel pacchetto di FeatureCAM. In questi ultimi anni invece mi sono dedicato ovviamente all'assistenza post e prevendita, dapprima in Autodesk, addirittura quando era ancora Delcam, e fino ad ora che sono in forze a NKE, questa struttura che è uno dei più grandi rivenditori, appunto, come diceva Emanuele, per quanto riguarda Autodesk in Italia. La soluzione di cui parliamo oggi è PowerMill, quindi una delle soluzioni CAM che propone Autodesk. È, diciamo, la soluzione più evoluta, nel senso che intanto è un software che sono tantissimi anni che è
è in sviluppo, chiamiamolo così. Io ho iniziato a utilizzarlo nel 2000 e comunque era già diversi anni che veniva sviluppato e veniva utilizzato. Caratteristiche di PowerMill sono comunque è concepito per lavorazioni molto complesse, anche perché permette, ha una versatilità veramente, veramente spinta, che ci permette di veramente di realizzare nel dettaglio tutte le strategie e tutto ciò che ci serve. Come dicevo, PowerMill è un software CAM esperto per i costruttori, per le tipologie di lavorazioni che riesce a fare, è molto utilizzato in settori quali gli stampi, quindi stampi, matrici, componenti ad alta complessità, ma anche prototipi e sviluppo di prodotti particolari, insomma, dal design particolare. Quindi pezzi sculturati di qualsiasi forma geometria, PowerMill riesce a una strategia dedicata e ideale per riuscire a risolvere queste situazioni. Utilizza tecnologie di sia 3 assi che 5 assi, in fresatura, 3 a 5 assi li gestisce tranquillamente, e addirittura andiamo al di là di quello che è chiamiamolo, il discorso sottrattivo, ma in queste ultime versioni è stato aggiunto anche la possibilità di poter utilizzare il discorso dell'additivo, quindi classici tecnologie che si vedono adesso dove magari su un robot andiamo a montare una torcia di saldatura per andare a depositare del materiale, riesce a gestire anche questo tipo di tecnologia. Quindi, le realtà in cui ci troviamo a proporre ai nostri clienti per risolvere le situazioni e dare la soluzione a ciò che i nostri clienti vogliono fare, di solito ci troviamo in presenza di questa tipologia di pezzi. Quindi, come ripeto, sono pezzi molto complessi dove è richiesta una grandissima precisione. Per precisione cosa si intende? Non solo la generazione dei punti del percorso, ma anche la strategia adatta per riuscire a ottenere quella determinata finitura in quella situazione. Inoltre è dotato di un ottimo controllo, quindi ovviamente un controllo fatto durante la creazione dei nostri percorsi, possiamo andare a simulare sia a livello di movimento dell'utensile, ma anche a livello di mandrino e addirittura con la simulazione di tutti gli organi della macchina, cosa fondamentale soprattutto per quel tipo di lavorazioni, quando cominciamo a lavorare a 5 assi o quando gli ingombri dei pezzi che dobbiamo realizzare sono notevoli. Le nuove tecnologie, ovviamente, facciamo riferimento a quello che vi dicevo prima, quindi anche al discorso dell'additivo, è stato implementato anche per questo tipo di tecnologia. Facendo una carrellata, rapida di tutti i settori, le possibilità che ci dà, PowerMill. Possiamo vedere questa slide, quindi ha tutta una serie di opzioni e di strategie per gestire le sgrossature anche ad alta velocità, quindi tutta quella serie di, chiamiamoli, abbellimenti, di perfezionamenti, di percorsi di sgrossatura, quali piccoli arrotondamenti, cose che magari una volta, quando si viaggiava ad avanzamenti più bassi, potevano sembrare cose superflue, invece adesso diventano fondamentali per gestire determinati tipi di movimenti, e quindi ha tutte queste opzioni per gestire questo tipo di percorsi, che fra l'altro dopo vedremo anche un esempio proprio dove vediamo qualcosina a riguardo. La fresatura 2D, anche qua vedremo dopo qualcosa al volo, perché anche se PowerMill è concepito e dà il meglio di sé su lavorazioni molto complesse, su pezzi sculturati, ciò non toglie che se dobbiamo fare la classica lavorazione in 2 assi e mezzo, riusciamo a gestirla tranquillamente, quindi una spianatura, uno smusso, una contornatura, riusciamo a gestirla, anzi addirittura è stato integrato anche con un piccolo riconoscimento feature che ci aiuta un attimo nella creazione di questo tipo di percorsi. Lavorazioni in 3 più 2, quindi 5 assi posizionato,
anche con la gestione del materiale residuo. Quindi cosa vuol dire? Se io devo andare a sgrossare un pezzo molto complesso dove ho dei sottosquadra su una macchina 5A, si riesco a gestire tranquillamente questa situazione e quindi andare a generare dei percorsi di sgrossatura, di ripresa, riducendo al minimo i movimenti a vuoto. Percorsi 5A in continuo, anche qua abbiamo tutta una serie di opzioni e di possibilità per andare a gestire il nostro asse utensile e andare a generare dei percorsi più fluidi e lineari possibili, quindi evitare quelle situazioni nelle macchine 5A in continuo dove magari ci provocano dei movimenti improvvisi o bruschi degli organi della nostra macchina. Di recente è stato aggiunto anche un piccolo pacchetto per la tornitura contenuto nelle lavorazioni sempre 2S5 e ci permette di andare a generare dei percorsi di tornitura, quindi se dobbiamo fare una sgrossatura, uno svuotamento, una contornatura, una barenatura, riusciamo a gestirlo anche questo tipo di percorsi. Ha un plugin dedicato alla gestione dei robot. Quindi non solo plug and play, quindi posizionamento, ma anche la gestione di lavorazioni meccaniche, i classici filmati che si vedono di realizzazione, per esempio, di statue in polistirolo con questo robot che va a fresare con una raspa questi blocchi di polistirolo. Ecco, quel tipo di lavorazioni si riesce a gestirli tramite questo plugin che è contenuto in PowerMe, quindi gestione di celle robotiche. Ha comunque tutta una serie di opzioni per andare a personalizzare i propri percorsi, quindi non ci dobbiamo preoccupare, nel senso che ma questo software mi dà tante opzioni e io devo perdere molto tempo a settarli. Io comunque posso crearmi i miei template, le mie macro, i miei automatismi che mi permettono in determinate situazioni comunque di usufruire di una programmazione molto molto veloce dei miei percorsi. Quindi tutto quello che è gestione degli utensili, parametri di taglio, parametri di affondamento, tutte queste cose qua riusciamo a gestirle in maniera automatica. Ultima cosa, l'additivo, quindi la possibilità di andare appunto anche a usare questo tipo di tecnologia di cui vi accennavo prima. Quindi maggiore precisione riusciamo ad ottenere tramite PowerMe, un'eccellente finitura superficiale e maggiore efficienza. Cosa si intende? Maggiore precisione e eccellente finitura superficiale dovuta a tutte le possibilità, le strategie di finitura che possiamo andare ad avere, che possiamo trovare in PowerMe. Maggiore efficienza perché anche a livello di calcoli PowerMe offre tutta una serie di strumenti, dopo vedremo anche un piccolo esempio, anche di editing dei percorsi, quindi io voglio cambiare uno svincolo, voglio cancellare una passata, voglio intervenire in una determinata area del mio percorso, riesco a farlo senza dover calcolare tutto il percorso, quindi soprattutto per chi va a lavorare pezzi molto complessi e molto grandi, questo diventa un grosso grosso vantaggio. Affidabile, perché affidabile? Perché ha tutta una serie di strumenti di verifica, anche qua dopo vedremo un piccolo esempio, un piccolissimo esempio però che ci fa capire le potenzialità dopo che ci dà PowerMe. Abbiamo lo strumento della simulazione del grezzo, il controllo e la previsione e la prevenzione delle collisioni. Cosa vuol dire? Io posso creare un percorso e verificare che non ci siano collisioni e se ho delle collisioni trovare una soluzione. Vuoi che questa sia una lavorazione 5A inclinando l'asse utensile, vuoi che sia semplicemente aumentando lo sbalzo dell'utensile, ma anche a livello di prevenzione. Quindi io posso scegliere un utensile e dirgli comunque creami il percorso, se vedi che vai a cozzare evita comunque il modello in maniera da non avere questa collisione. E la verifica del progetto, quindi tutti questi strumenti di verifica e di controllo rendono particolarmente affidabile PowerMill come prodotto. Molto importanti sono le prestazioni anche per PowerMill.
prestazioni, soprattutto con l'ultima versione, con la 2020, gli sviluppatori hanno fatto un grosso sforzo per andare a migliorare quello che sono i tempi di calcolo, quindi utilizza algoritmi ottimizzati per parti grandi e complesse. Eccellente appunto su grandi mesh, anche STL, quindi file non solidi, ma file con superfici disorganizzate, chiamiamole così, e sfrutta la tecnologia 64 bit multicore per velocizzare appunto i calcoli. Le lavorazioni ad alta velocità, qua vi accennavo prima, ci permette di realizzare dei percorsi di sgrossatura applicando quei criteri di alta velocità che permettono di rendere il nostro percorso più fluido e lineare. L'esempio classico è se io ho un percorso spigoloso, il nostro utensile dovrà continuare a rallentare e accelerare perché gli spigoli vivi, si sa, non può mantenere la velocità costante la nostra macchina perché comunque ha tutta una serie di masse in movimento. E andando invece a creare questi arrotondamenti, queste cose qua, riusciamo a creare un percorso con un avanzamento più costante, quindi più lineare, più vita all'utensile, eccetera, eccetera. Queste sono strategie vincenti non solo nel settore stampi, ma anche dove è richiesta la lavorazione di materiali particolari, ad esempio il titanio o altri particolari particolarmente duri. Materiali, scusate, particolarmente duri, possiamo andare a gestire con questo tipo di tecnologia. Ok, io vi farei vedere un piccolo esempio a riguardo. Prima però di parlarvi di questo esempio di scorsatura, volevo fare siccome mi è stato chiesto anche la scorsa settimana, visto che ha destato interesse, come possiamo utilizzare Fusion, che è il software che comunque è compreso nel pacchetto di PowerMill attualmente, viene dato insieme a PowerMill, un utilizzo che possiamo fare di Fusion all'interno del nostro PowerMill. In questo caso voglio sfruttare la morsa che avevo utilizzato anche l'altra volta, un piccolo assieme che mi sono creato, però vado a gestire l'importazione e il posizionamento di una morsa sul mio oggetto, prima ovviamente di andare dopo a cominciare il mio progetto all'interno di PowerMill. Quindi io mi sono importato la morsa sul pezzo che dovrò lavorare, vado a gestire i movimenti della mia morsa, i posizionamenti, scusate, lo posiziono prima lungo l'asse Y, adesso vado a ruotarlo, lo sposto in Z, ovviamente in questo caso sto facendo dei posizionamenti più o meno a occhio, ma possiamo fare anche degli spostamenti molto più precisi se abbiamo dei riferimenti o delle cose del genere. E vado a posizionare anche in X. Ultima cosa, ovviamente, andrò a gestire l'apertura e la chiusura della mia morsa col piccolo meccanismo che mi sono creato io. Praticamente la morsa non è altro che un piccolo assieme. I solidi naturalmente sono stati scaricati dal fornitore della morsa e inseriti, non sono andato a disegnarli. Anche se con Fusion ci sarebbe anche questa possibilità. Perfetto. Questo era solo per farvi vedere la possibilità che ho di importare degli staffaggi, posizionarli e andare a gestirli dopo. Ovviamente alla fine andrò a salvare in sede separata il mio elemento di staffaggio per importarlo come solido di staffaggio all'interno di PowerMill. Bene, procediamo dopo con l'esportazione. Posso andare a esportarlo con il formato che preferisco. Io, per esempio, utilizzo lo STEP, lo esporto come STEP. E posso anche archiviare il mio progetto. Adesso andiamo a vedere invece in PowerMill. Ovviamente avevo già preparato il mio oggetto. Quindi abbiamo importato il nostro solido. Andiamo a definire le due cose fondamentali prima di iniziare il nostro progetto, quindi vado a definire il mio blocco, il mio grezzo. Fondamentale è la creazione del grezzo perché va a definire le aree dopo da svuotare, siccome quello che andremo a fare adesso è una sgrossatura, ci serve per definire correttamente il grezzo. E andiamo a
creare la nostra origine. Adesso l'ho creata al volo mettendola su un punto di riferimento del nostro blocco, però poteva essere un qualsiasi punto di riferimento del mio solido. Perfetto, partiamo con una sgrossatura, andiamo a utilizzare una strategia, chiamiamola tradizionale di sgrossatura. La strategia che utilizziamo è una strategia di offset, quindi lui prenderà i profili di contorno, un terrazzamento alla volta e da quei contorni andrà a sviluppare, l'offset. Questo ci permette anche di lavorare in maniera concorde, senza dover fare molte alzate. Scusate, avevo un limite impostato. Lo togliamo. Perfetto, questo è un primo esempio di sgrossatura. Adesso volutamente ho escluso tutto, anzi, direi quasi tutto quello che mi dà come opzioni di alta velocità. L'unica cosa che si vede è il passaggio fra un offset e l'altro, che comunque viene gestito in maniera arrotondata. Eccolo qua. Scegliamo un terrazzamento. E questa è la nostra lavorazione. Se vogliamo andare a migliorare il nostro percorso, troviamo tutta una serie di impostazioni dedicate appunto alla gestione dell'alta velocità. Quindi andare ad aggiungere tutte queste raccordature e modifiche dei profili per andare a ottenere un percorso più fluido. Vedete, posso andare ad aggiungere un piccolo raggio. Se vado a ricalcolare il mio percorso, vedrò che gli ho imposto un raggio minimo da mantenere e quindi mi va ad arrotondare. Adesso io ho anche un po' esagerato, andiamo a vedere uno terrazzamento singolo. Vedete che mi ha creato un arrotondamento, non mi entra più dentro lo spigolo sagomato, però questo perché sì, ho esagerato volutamente io. Questo per farvi capire quanto riesco ad arrotondare i miei percorsi, per evitare di fargli fare uno spigolo vivo. Un'altra cosa che possiamo andare a aggiungere è il concetto dell'ammorbidimento race line, quindi gli permettiamo una tolleranza, una modifica di questi offset per rendere però il percorso più ottimizzato, quindi andrà a creare dei movimenti che rispettano sì l'offset, ma che seguono determinati criteri andando a arrotondare un po' il nostro percorso. Vedete che va a modificarlo rendendo il percorso molto più fluido e arrotondato con questo tipo di opzione. Lo vediamo anche qua, se vedete. Siamo riusciti a togliere quasi completamente ogni forma di spigolo, di spigolatura del nostro percorso di sgrossatura. Bene. Ovviamente il materiale che rimarrà su dovuto a questo raggio, ripeto, io ho esagerato un po' con il valore del raggio, dopo comunque con la gestione del materiale residuo andremo a riprenderlo senza nessun problema. Quindi questa è la nostra prima sgrossatura. Un'altra cosa che possiamo andare a fare è quella di utilizzare strategie come il Vortex. Si intende utilizzare quella tecnologia di annegare l'utensile all'interno del materiale dandogli un incremento laterale ridotto. Parliamo di un 10% come step laterale, però con un passo in Z molto molto elevato. Quindi utilizzo lo stesso utensile che avevo utilizzato prima, però vado ad applicare questo tipo di tecnologia. Quindi lui mi creerà un percorso molto, chiamiamolo sicuro. Cosa vuol dire? Che l'angolo di ingaggio non supererà mai un certo limite, quindi questo evita che l'utensile si trovi in situazione, per esempio sugli spigoli, dove rischierebbe di spezzarsi, di rompersi. Vedete, sono dei percorsi molto particolari e in una delle ultime versioni è stato aggiunto anche un'opzione per migliorare molto questo tipo di percorso. Questa opzione la troviamo all'interno
vedete la simulazione del nostro percorso, sono movimenti complessi studiati apposta per ottimizzare il carico dell'utensile. Addirittura possiamo andare a gestire movimenti non di taglio chiedendogli di aumentare l'avanzamento in queste situazioni. Quindi questo è il Vortex. E l'opzione di cui vi parlavo è l'opzione che si trova all'interno della nostra finestra del Vortex. Quindi vado a impostare, anziché lo stile da modello, questa novità che è stata aggiunta è da materiale del residuo, quindi da grezzo, lui cambia fondamentalmente il tipo di approccio, anche se la tecnologia è la stessa, però cambia nella gestione degli offset con cui genera il percorso e va a crearci un percorso molto molto più ottimizzato. Quindi se andiamo a vedere, ha creato un percorso diverso e inoltre questo è un altro tipo di tecnologia. Se andiamo a vedere le nostre statistiche di percorso, andiamo a fare un confronto rapido, i parametri di taglio sono gli stessi. Se vediamo, un percorso è a 20 minuti, l'altro è a 22 minuti. Adesso lasciando perdere quali parametri ho utilizzato, però già da qua capiamo che come utilizzo, come tipologia di percorso, ci ha dato un risparmio del 10% utilizzare quel tipo di percorso. Bene. Questo era un primo esempio che riguardava la nostra fresatura. Abbiamo visto come possiamo andare a vedere la gestione del grezzo, minimizzare i movimenti a vuoto del nostro utensile, perché le sgrossature possiamo farle anche considerandole delle sgrossature di ripresa, quindi che in maniera automatica lui riconosca le aree dove è rimasto del materiale e vada a riprenderlo. Questo concetto anche applicato alle lavorazioni in 3 più 2, quindi in 5 assi posizionato. Anche per quanto riguarda le finiture, parliamo di tutta una serie di strategie che ci vengono messe a disposizione, quindi una vastissima libreria di finiture, offrendoci una maggiore scelta e quindi cercando il risultato ottimale delle nostre lavorazioni. Anche strategie di ripresa, quindi tipo riprese degli spigoli, queste cose qua, sono tutti percorsi dove lui PowerMill dà diciamo il meglio di sé. Per quanto riguarda le lavorazioni in posizionato, possiamo andare addirittura sfruttando il simulatore della macchina, quindi l'ambiente di simulazione con tutta la macchina, possiamo andare a gestire in maniera corretta anche il posizionamento del nostro pezzo, del nostro particolare, facendo particolare attenzione durante la simulazione, andando a rilevare eventuali fine corsa della nostra macchina per evitare di scoprire queste cose dopo quando siamo in macchina. Quindi questo ci permette di ridurre i costi di attrezzaggio perché possiamo verificare in anticipo come strutturare il nostro attrezzaggio praticamente. Lavorazioni di 5 assi in continuo, come vi avevo già accennato prima, ci permette di creare dei movimenti dolci, quindi lineari. Ho tutta una serie di strumenti, per esempio anche la visualizzazione dell'asse utensile in maniera che ci fa capire il nostro percorso, se ha delle zone critiche oppure no. Oltre a questo, riusciamo a gestire sia in percorsi a 3 assi ma anche a 5 assi geometrie dell'utensile particolari. In questa immagine vediamo un utensile conico, ma potrebbe essere tranquillamente un utensile a botte, un utensile a tronco di cono e così via. Oltre che la creazione dei percorsi a 5 assi, ci dà la possibilità anche di andare a gestire un'editazione di questi percorsi. Quindi se noi creiamo un percorso a 3 o a 5 assi con un determinato criterio, ma in una singola zona abbiamo un problema, possiamo andare a selezionare quella zona e andare a ricalcolare, cambiare la posizione dell'asse utensile solo all'interno di quella zona. Inoltre,
possiamo andare a verificare, abbiamo tutta una serie di strumenti di verifica per verificare collisioni, sia la semplice collisione a tre assi, quindi fare attenzione che col gambo e col mandrino non andiamo a cozzare con il nostro pezzo, con il nostro modello materiale residuo. Possiamo imporgli già di trovare una soluzione in maniera automatica, quindi tagliare, spezzare, rimuovere quelle zone dove c'è la collisione, usare utensili alternativi o addirittura andare a inclinare e passare a strategia 5 assi. Tutto questo per una maggiore sicurezza e fiducia nei programmi che andremo a mettere in macchina. Anche qua vi faccio vedere un piccolo esercizio. Prima volevo farvi un'altra piccola parentesi anche all'interno del nostro Fusion, come possiamo gestire non solo l'importazione di una morsa, ma anche avere, se ce lo prepariamo a monte, anche un semplice archivio di solidi e di elementi di staffaggio, scusate, da poter importare nel nostro file e dopo per fare un controllo collisioni più accurato in Power. Mi vedete, io ho importato questo pezzo, adesso questa volta l'ho importato direttamente dall'esterno. Anziché caricare la morsa, voglio andare a caricare un elemento di staffaggio, quindi una staffa già preassemblata con la sua vite, il suo dado. Lo carico. No, mi dà un errore. Ah, sì, giustamente vuole che salvo prima il progetto. Quindi lo salvo al volo. Perfetto. Ottimo, adesso posso procedere ad importare la mia staffa. Quindi la trascino semplicemente, mi trovo nella stessa condizione della morsa, anzi, condizione più semplice perché questa volta devo solo gestire il posizionamento. E se di queste staffe ovviamente ne ho a disposizione N, mi preoccuperò di trovare il posizionamento, lo staffaggio ideale sul mio pezzo. Quindi se il piano dove mi appoggerò so già che sarà il piano che ho già finito, mi avvicino in maniera da avere una posizione più precisa manuale. Eccolo qua. Posizionata la mia staffa, posso andare a copiarla con un semplice clic. Quindi seleziono la staffa. Gli dico copiala, creami una copia, posso anche ruotarla, quindi vado a far ruotarla di 90 gradi, la posiziono. Ovviamente se dopo avessi bisogno di buttare giù due quote per passarle all'operatore macchina che deve fare l'attrezzaggio, posso farlo tranquillamente. Vado a prendere. Vado a copiare un'altra staffa e vado a posizionarla. Ripeto, io questi posizionamenti li ho fatti a occhio, ovvio che se ho invece degli elementi precisi o bisogno di quote, posso gestire tranquillamente il posizionamento in maniera assolutamente precisa. Perfetto, in questo caso mi sono fatto il mio staffaggio e vado a esportare le mie staffe. Seleziono sempre il mio formato e a questo punto andrei a esportarlo. In questo caso io non lo faccio perché mi ero già creato lo staffaggio in precedenza. Perfetto. Tornando al nostro PowerMill, andiamo a gestire invece un altro tipo di lavorazione. Allora, intanto andiamo a lavorare quest'area qua. PowerMill permette di creare dei limiti, una limitazione dei percorsi molto precise. Vedete, io mi sono generato una curva tramite la selezione delle superfici che volevo lavorare.
e vado ora a crearmi un percorso. I percorsi che abbiamo di finitura sono, abbiamo detto, veramente tanti. E alcuni di questi però sfruttano dei meccanismi, degli automatismi che mi permettono di sfruttare più strategie contemporaneamente. Per esempio, io in questo caso vado a scegliere una strategia di ripido e bassa pendenza. Eccolo qua. Sfruttando questo tipo di strategia vado a mixare due strategie insieme, che sono l'Ops 3D per le parti di bassa pendenza e il Z costante invece per le parti ripide. Queste due strategie vengono separate da un limite angolare che posso scegliere io. Il passo lo stabilisco in base alla cresta e posso procedere al calcolo del mio percorso. Vedete la cresta impostata a 7 micron, posso anche dirgli di portarla ad un centesimo. Stessa cosa faccio per la bassa pendenza e lui automaticamente mi adatta il passo. Perfetto, vedete che i tempi di calcolo comunque sono ridotti. Chiudiamo la nostra finestra. Questo è il nostro percorso che abbiamo realizzato. Ovviamente, vedendo l'utensile, vediamo che siamo un po' in una situazione a rischio, perché probabilmente siamo a rischio collisione. Ci sono delle pareti verticali abbastanza alte, sembrerebbero più alte di quello che è l'incombro del gambo dell'utensile e del mandrino. E quindi andiamo a fare un controllo collisioni. Il controllo collisioni possiamo farlo in maniera visiva. Tramite uno strumento che PowerMe ci mette a disposizione. Allora possiamo andare a simularlo in maniera dinamica, scegliere il punto su cui simularlo, e questa è una verifica molto manuale, però torna molto utile se io sono in una zona particolare e voglio proprio verificare a mano dove si trova. Se no, in alternativa, posso andare sulla visualizzazione del percorso utensile e chiedergli di visualizzarmi già le sezioni che si trovano in collisione. Con questa funzione lui automaticamente fa il controllo collisioni in base ai parametri che gli ho dato in precedenza e mi evidenzia in rosso tutte quelle zone dove sono a rischio collisione. Ovviamente queste zone dovrò andare a risolvere la collisione. Lui mi dice: attenzione, segno di pericolo, bollino rosso, non puoi andare in macchina. Se entro proprio nella finestra del controllo collisioni, posso proporgli una soluzione che potrebbe essere taglia il percorso, oppure se hai la collisione, cerca una soluzione alternativa. Io adesso avevo preparato un utensile differente con un gambo più lungo e quindi già durante il controllo collisione lui verifica che c'è stata la collisione e automaticamente mi va a sostituire l'utensile. Se andiamo a vedere. Eccolo qua, gli do applica, accetta. Perfetto. La collisione non c'è più, il nostro bollino da rosso è diventato blu e quindi possiamo procedere alla nostra eventuale simulazione oppure scrittura del programma NC per andare in macchina. Ecco, se invece io non volessi adottare questa come soluzione, adesso reimposto l'utensile vecchio in maniera che ho ancora la collisione, un'altra soluzione potrebbe essere quella di dirgli: ok, io ho la fortuna di avere una macchina 5 assi in continuo, il posizionamento e l'utensile che sto utilizzando mi permettono di gestire, inclinando l'asse utensile, di gestire questa collisione. E vado a farlo semplicemente al momento della creazione del percorso. Io in questo caso vado a creare una copia. Vado all'interno della gestione dell'asse utensile e semplicemente gli dico: evitami la collisione in maniera automatica. Ovviamente posso dargli dei criteri con cui applicare
questa evita, questa, questo sistema di evitare la collisione anche tramite l'ammorbidimento. Io gli ho dato 12 mm perché ovviamente lui non può, quando vede la collisione, cambiare l'asse tensile in maniera istantanea. Avrà bisogno di un range di avvicinamento e di allontanamento che gli permette di cambiare l'asse tensile in maniera fluida e uniforme. Ricalcolo il percorso. Il risultato quale sarà? Il punto di contatto del nostro percorso rimarrà praticamente invariato, però riusciremo a gestire, non avremo più le collisioni, siamo riusciti a gestirle come andando a inclinare l'asse utensile. Questa cosa qua possiamo vederla anche attivando la macchina utensile. Infatti, vedete, il punto di contatto è rimasto praticamente quello, il percorso è rimasto invariato a livello di punto di contatto. Se però vado a vedere, quando lui è arrivato sulla parete, si è allontanato e inclinato l'utensile in maniera da stare 1 mm distante dalla parete. Perfetto. Vedete che anche con la simulazione della macchina, questo per renderci meglio conto di come saranno i movimenti degli assi della macchina, possiamo andare a fare la nostra simulazione. E quindi avere un'idea di come si muoverà. Vedete che all'inizio si muove semplicemente a tre assi, quindi vedremo la bascula ferma, bascula SC ferma. Vedete, queste sono tutte zone dove lui comunque riesce a lavorare tranquillamente. Se invece mi posiziono in zona in prossimità della zona dove avevo la collisione, lui ha inclinato la bascula. Vedete che fa dei movimenti per andare a evitare. E con la simulazione di tutta la macchina mi dà la possibilità anche di valutare se questi movimenti possono essere accettabili in macchina oppure no, se devo trovare un'altra soluzione. Perfetto. Un'altra cosa, un'altra soluzione che a me piace molto e secondo me è una cosa vincente per PowerMill. PowerMill è molto molto performante per quanto riguarda la gestione delle modifiche dei percorsi utensili. Quindi noi, dopo aver calcolato il percorso, possiamo andare a applicare delle modifiche al nostro percorso in maniera molto molto rapida. Adesso vado a creare una semplice profilatura di questa zona, la zona dello spigolo. Avevo già un limite preparato e vado a calcolarlo. In questa zona abbiamo la stessa collisione di prima, però mettiamo caso che io me ne rendo conto in anticipo e quindi so già che l'utensile con l'asse Z, con l'asse utensile orientato lungo l'asse Z non va bene. Mi servirebbe trovare una posizione, una soluzione anche in 3 più 2, quindi con un semplice posizionamento, però me ne rendo conto dopo che ho calcolato il mio percorso. Cosa faccio? Possiamo entrare in un ambiente che troviamo all'interno di PowerMill, che è il controllo dinamico della macchina, dove lui ci mette con questi volantini gialli, ci mette a disposizione gli assi della macchina da poter gestire. Quindi io posso scegliere il punto, anzi addirittura attacco l'utensile così sono sicuro di vedere. Ecco qua, qua avevo i miei problemi di collisione, l'avevamo visto prima. Cosa faccio? Rientro. Ecco qua, vedete, sullo spigolo è proprio la zona dove ho la collisione da entrambe le parti, probabilmente, lo sformo dovrebbe essere costante. Il rischio collisione, vedete che è elevato. In questo caso io cosa faccio? Entro nel mio controllo dinamico, posso andare a muovere i volantini come preferisco e quindi vado a ruotare l'asse dell'utensile fino a trovare la posizione che secondo me è più consona per riuscire a risolvere il mio problema. Perfetto, vedete che questa posizione è ideale, dovrei riuscire a evitare, la ruotiamo ancora un pochino. Perfetto.
Fatto questo, gli diciamo aggiorna percorso, il punto di contatto del nostro utensile rimane sempre quello, ma viene aggiornato ovviamente i movimenti del centro utensile, ovviamente registrando anche l'inclinazione, quindi riportando dopo nel nostro programma NC la posizione degli assi rotativi per raggiungere quella posizione. Vedete che in questo caso sono riuscito a raggiungere la mia posizione. Ottimo, quindi adesso torniamo alla nostra presentazione, andiamo avanti con le nostre, con la nostra analisi, chiamiamola così, di PowerMill, simulazione e verifica anche dei limiti macchina, perché nella simulazione macchina comunque possiamo contenere i limiti fine corsa della nostra macchina, appunto come dicevo prima, per rilevare eventuali fine corsa durante l'esecuzione di determinati percorsi. L'ottimizzazione del percorso utensile, anche questa cosa molto molto interessante. Posso andare a editare i percorsi in maniera molto dinamica senza andare a ricalcolare tutto il percorso. Anche qua andiamo a vedere un piccolo esempio. Ok, torniamo al pezzettino che stavamo facendo prima. Se andiamo a vedere, facciamo una banalissima lavorazione di passate parallele di questa superficie. Vado ad applicare un limite alla superficie. Lavoro in bidirezionale e vado a calcolare il mio percorso. Ecco qua, percorso banalissimo, è su una semplice spazzolata su di una superficie, però mi permette di farvi vedere, se io avessi un percorso anche non così semplice ma più complesso, ma dove comunque riesco a riconoscere delle zone che non mi vanno bene, che voglio eliminarle, non faccio altro che selezionare i segmenti del mio percorso. E all'interno della finestra di modifica del percorso vado a cancellarli. Vedete, per esempio, in questo caso me ne è scappato uno, non l'avevo selezionato, in seconda battuta riesco a selezionarlo, eliminarlo. Ovviamente se scriverò al programma, questo programma seguirà il percorso nuovo aggiornato con le modifiche che gli ho fatto. Addirittura se avessi bisogno di modificare un singolo movimento di svincolo, io qua ho applicato un arco verticale, un raggio 1 nei 90 gradi, la porzione di angolo del mio arco. Se voglio fare una modifica, riesco ad applicare questa modifica anche al singolo svincolo. Quindi questo per far capire proprio l'ottimizzazione che volendo riuscirei a fare. Ovvio, questo non vuol dire che devo modificarli uno alla volta, questo vuol dire che li modifico tutti insieme, ma se ho una zona particolare o un singolo svincolo, come in questo caso, che non mi va bene gestito come è gestito in generale su tutto il percorso, posso andare a personalizzarlo con questo sistema. Un'altra cosa che vi faccio vedere al volo adesso che mi viene in mente, anche se siamo un po' in ritardo, ma ho quasi finito, possiamo andare a vi faccio vedere lo strumento che è stato aggiunto nelle ultime versioni, mi pare dalle 2017, dalle 2018, la possibilità di riconoscere delle figure. Vedete che questo è un pezzo sculturato, però ci sono delle zone prismatiche, quindi due tasche, tre fori, no, una tasca, scusate, e tre tasche circolari. Io volendo posso andare a fare un riconoscimento di queste figure andando a creare automaticamente le feature. Vedete, io basta che mi metto nell'ambiente riconoscimento feature, mi avvicino col cursore, lui queste figure le riconosce. Addirittura se gli dico di riconoscere quelle che sono uguali, lui le riconosce. E dopo che ho creato queste geometrie, posso procedere alla lavorazione con delle strategie che sono dedicate. Queste strategie ovviamente le trovo nell'ambiente percorsi.
e posso andare a applicare tutte quelle strategie tipiche delle lavorazioni in 2 cm, quindi la sgrossatura, la profilatura, queste cose qua. In questo caso ho selezionato una sgrossatura delle mie tasche. Vedete che lui riconosce comunque le geometrie, anche se sono differenti, e applica la stessa strategia, anche ad esempio se le profondità sono differenti. Perché? Perché lui va a utilizzare, adesso scelgo l'utensile perché ho solo uno sferico, creo l'utensile, lo assemblo e lo importo. Perfetto, e vado a realizzare il mio percorso. I parametri, vado a impostare i parametri di taglio, posso andare anche a impostarli in maniera automatica, se li ho salvati all'interno dell'utensile, vedete. E questo mi permette quindi di andare a lavorare in maniera rapida tutte queste zone, diciamo, da lavorazioni in 2 assi e mezzo. Quindi se dovessi fare delle spianature, delle contornature, delle profilature, lavorazioni di questo tipo sono molto 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 rapide. Vedete, ho scelto il percorso, lui me l'ha creato, anche per lavorazioni che magari a livello di lavorazioni alla superficie risulterebbero veramente difficili, nel senso che se voi ci pensate anche a realizzare un semplice smusso con uno smussatore, un percorso da superfici dovrei andare a proiettare una curva e quindi andare a cercare una soluzione un po' complicata. In questo caso invece lui ha riconosciuto automaticamente che la feature, così come era stata riconosciuta, aveva uno smusso. A me basta selezionare la strategia dello smusso, dirgli lavorami questa serie di feature. Ovviamente andando a gestire solo la posizione in Z dell'utensile e l'utensile corretto, in questo caso avevo un bulino, uno smussatore a 45-90 gradi, diametro 10, e lui mi genera il mio percorso. Quindi vedete che velocemente abbiamo creato una sgrossatura e una profilatura dello smusso. Perfetto. Ecco, il Power Mill è dotato anche di una serie di soluzioni dedicate a determinati settori. Queste soluzioni sono, per esempio, delle strategie dedicate alla realizzazione di palette, quindi percorsi utensili specifici a 5 assi con dei movimenti ottimizzati per questo tipo di lavorazioni, soluzioni per turbine e giranti, anche qua contenute nello stesso ambiente, ma sono strategie differenti dove, ad esempio, c'è un controllo avanzato degli offset del percorso per andare a gestire questo tipo di lavorazioni. Condotti e collettori, anche qua strategie specifiche dedicate alla realizzazione di condotti, lavorazione di elettrodi, c'è tutto un sistema anche in abbinata PowerShell per andare a fare lo studio dopo la realizzazione tramite strategie, tramite dei template di questi elettrodi. E la soluzione dei robot industriali. Ecco, per quanto riguarda i robot, volevo farvi vedere un esempio proprio rapidissimo. Parliamo proprio di 2 minuti. Vedete come io posso, se ho una parte a disposizione e ho l'utensile da gestire, andrò a creare i miei percorsi con le strategie e quello che conosco di Power Mill. Quindi posso andare a realizzare il mio percorso che sia 3, 4, 5 assi. In questo caso, per esempio, è un banalissimo percorso a 3 assi, in cui vado a cercare un percorso per andare a fare una lucidatura della paletta con questo disco. Il tutto dopo andrò a simularlo nell'ambiente robot, quindi avrò una simulazione di questo tipo, il pezzo sarà montato sul braccio del robot e mentre l'utensile sarà fisso, sarà un madrino fisso in una determinata posizione. Ovviamente fondamentale in questo caso è andare ad avere, procurarsi la cella robot. Quella è la nostra cella che andiamo a utilizzare, e possiamo andare a simulare il percorso con tutta la nostra cella
e quindi possiamo andare a vedere questo sistema di movimenti. Quindi andremo a vedere ovviamente il movimento reale del nostro braccio, come si muoverà rispetto alla nostra macchina. Vedete? Velocizziamo magari un pochino. Ok, perfetto. Questo ci tenevo solo a farvi vedere un pochino l'ambiente robot, come si può gestire, insomma, solo per farci un'idea. Va bene. Perfetto, riepilogando perché PowerMill. Un controllo eccezionale delle vostre macchine, quindi gestione di tutto quel tipo di tecnologia che andiamo a gestire in queste situazioni, quindi 3, 4, 5 assi, finiture dedicate per riuscire a ottenere, scusate, delle strategie di finitura dedicate per riuscire a ottenere una finitura massima. Esperto, quindi l'esperienza di PowerMill applicata in questo settore è veramente grande, quindi questo porta ad avere tutta una serie di opzioni e di miglioramenti che sono stati aggiunti nel tempo e quindi versatilità massima, e affidabile tramite tutti gli strumenti di controllo che abbiamo visto in precedenza. Questo fa sì che PowerMill ci permette di aumentare la fiducia della nostra programmazione, quindi possiamo andare abbastanza tranquilli nella creazione del nostro percorso, migliore utilizzo della forza di lavoro perché questa fiducia ci permette di lavorare eventualmente anche non presidiati, protezione degli svestimenti e dei macchinari, quindi più verifiche facciamo e meglio e più sicuri siamo dopo, e riduzione dei tempi di fermo macchina. Perfetto, io ho finito. Darei un'occhiata a vedere se c'è qualche domanda. Perfetto. Allora, una prima domanda: è possibile gestire più di un grezzo facendo degli attrezzaggi multipli? Sì. Questa cosa è stata resa possibile da un'implementazione che è stata fatta nelle ultime due versioni, che è stata l'aggiunta dei famosi setup. Non so se è stata proprio aggiunta un'icona dove possiamo andare a creare N setup, che è un ambiente dedicato, e per ogni ambiente possiamo assegnare un'origine, un grezzo e degli elementi di staffaggio. Quindi possiamo gestire il classico multipiazzamento della nostra macchina, il tutto ovviamente finalizzato ad ottenere un programma NC unico che ci permette di andare a ottimizzare il cambio utensile anche andando a lavorare su più origini. Un'altra domanda che vedo: è possibile visualizzare il progetto PowerMill su un PC dove non è installato? Assolutamente. Sì, è possibile, diciamo, sono un po' incerto nella risposta perché effettivamente ci sarebbero due soluzioni. Una, fra l'altro, questa domanda cade a fagiolo perché nell'ultima versione, della 2020, cioè la 2020.2, è stata aggiunta la possibilità di utilizzare PowerMill come visualizzatore. Quindi, quando noi abbiamo la licenza di PowerMill, possiamo installarla su qualsiasi macchina e possiamo lanciarla, ovviamente non per programmare se l'operatore non ha la licenza, ma per utilizzarlo come visualizzatore, quindi possiamo andare a visualizzare i progetti. Oltre a questo, però, c'è anche la possibilità all'interno di PowerMill di andare a creare quella che viene chiamata una vista condivisa, c'è proprio un'icona che ci permette di salvare il progetto in un formato, chiamiamolo HTML, e di inviare questo progetto a una persona, ad un dispositivo, scusate, nel quale si potrà solo visualizzare ovviamente il progetto. Visualizzare cosa intendo? Proprio a livello di layer, quindi accendi, spegni il livello, visualizza, ruota il modello, però è già uno strumento che per far capire a una persona dove è stata messa l'origine, per l'operatore macchina oppure il fornitore che voglio fargli vedere che tipo di strategia ha utilizzato per lavorare quel determinato pezzo.
posso andare ad utilizzarla. Un'altra domanda che vedo è: Fusion è compreso in tutte le versioni di PowerMill o solo sull'Ultimate? No, Fusion è compreso in tutti i pacchetti di PowerMill, adesso viene fornito in abbinata a PowerMill. Ovviamente la persona che installa, l'utente a cui è assegnata la lista di PowerMill può installare Fusion 360 e accedervi. Io ci tenevo a Scusa farvi vedere. Daniele, Dimmi. volevo solo sottolineare che è presente in tutte le versioni di PowerMill di FeatureCam se sono a noleggio. Quindi se sono state acquistate in modalità direttamente noleggio o se è stato fatto l'M2S, quindi è stato passato da Esatto, una giusto. modalità manutenzione a una modalità noleggio. Quindi è un po' è la strategia di Autodesk, quella dell'arricchimento della tecnologia in modo da far, diciamo, digerire quindi un prezzo fisso per 10 anni o comunque con una variazione minima e con delle tecnologie in aggiunta alle tecnologie già in possesso del cliente. Esatto. Anzi, adesso che mi fa venire in mente anche il discorso che accennavo prima delle viste condivise, fa parte del pacchetto di chi è in abbonamento, quindi chi ha fatto l'M2S, quindi un altro dei vantaggi di adottare questo tipo di soluzione. Va bene, siamo un po' in ritardo, quindi io direi c'è ancora qualche domanda, ma eventualmente sì. Vi rispondo con calma perché tanto chi ha fatto domande, cioè abbiamo tutti i Abbiamo riferimenti, tutti i quindi vedremo, riferimenti. esatto, andremo ad evadere in maniera dedicata ogni richiesta. Bene, io quindi avrei finito. Emanuele, se hai qualcosa da No, aggiungere. io ringrazio tutti i partecipanti. Ci dispiace per la mia parte in cui l'audio non è stato all'altezza. Purtroppo a volte le connessioni, soprattutto in questo periodo, non ci aiutano. Vi diamo l'appuntamento al prossimo giovedì, sempre dalle 11 alle 12, quindi il prossimo sarà il giovedì 23, in cui faremo vedere la soluzione Inventor Cam, quindi la soluzione integrata con Inventor. Vi ringrazio ancora e speriamo di esservi utili con questo tipo di attività. Grazie a tutti. Perfetto, Arrivederci. grazie a tutti. Arrivederci anche da parte mia. Saluti.